E una volta qui posso parlare con la bombetta rosa che dovrebbe aprirmi i cannoni. Sì, però parlaci! Afferralo. Non l'ho afferrato! Tearless Raptor, professional speedrunner. Benvenuti a questo primo appuntamento di una nuova rubrica dedicata alle Mimruns, ossia le speedrun meme. Per inaugurarla ho deciso di cominciare dal gioco più speedrunnato di sempre, ossia Super Mario 64, e più precisamente dalla categoria meme chiamata All Signs Percent, in cui l'obiettivo è leggere tutti i cartelli sparsi all'interno della mappa. So che sembra una stronzata, ma i cartelli sono 91 e non tutti sono facilmente raggiungibili. Il record del mondo attuale è di 25 minuti e 30 secondi. Riuscirà il nostro Tearless a batterlo? Spoiler, assolutamente no. Punto soltanto a non avere il peggior tempo sulla leaderboard. Prima di cominciare però vi ricordo che tutti i giorni tranne il sabato alle 7 mi trovate in live sul mio canale Twitch, dove questa sera cercherò di migliorare il tempo ottenuto nella All Signs Percent all'interno di questo video. E adesso cominciamo tra 3, 2, 1... It's me, Mario! Madonna, che fastidio il fatto che il timer starti con questa schermata e non nel momento esatto in cui tu puoi muovere, Mario. Maledizione! Ci sono i pepegotti lenti come me che perdono tempo nel menù. Per favore, aiutatemi! Un salutone alla principessa Peach che ci ha preparato la torta. Ti prego, dimmi che non ci hai messo dentro la panna o il latte, che sono intollerante al lattosio ed è un casino, poi. E un salutone anche al signor Lakitu che ci seguirà come un vero stalker. Grazie. Splendori, prima di cominciare vi invito a lasciare un bel like a questo video e iscrivervi al canale qualora ancora non l'aveste fatto, perché soltanto grazie al vostro aiuto riuscirò a fare per la prima volta nella mia vita un Lakitu skip. Ed ecco qui il nostro eroe. Che cacchio, ho premuto fuori dalla schermata dell'emulatore per un attimo. Mi ha messo in pausa il gioco, ho già perso secondi preziosi. Dai, no! Mario! Pessima partenza di speedrun! Allora, nel giardino prima del castello abbiamo 4 cartelli da leggere e conviene farli adesso perché poi non ci usciamo più qua fuori, quindi facciamoli mo' e non ci pensiamo più. Il terzo è dopo questo ponte, ti prego non cadere, stupido Mario! Questo gioco è uno dei miei preferiti, se non addirittura il mio preferito di sempre, ma la telecamera e i movimenti di Mario sono stati pensati col culo. Mo', interagisci con sto cartello e ok. Siamo al quarto, fatti tutti, è il momento del Lakitu skip. No, stavo anche cadendo giù di sotto. Top speedrunner proprio. E come detto, io in questa categoria vorrei evitare di fare figure di merda. Pertanto l'unica cosa che vorrei evitare è l'ultimo posto in graduatoria. L'ultimo attualmente ci ha impiegato esattamente un'ora. Dobbiamo metterci un po' di meno. Anche 59, 59 e 98. A me andrebbe benissimo, non mi lamenterei. Intanto se il cartello mi permette di farsi leggere. Cartello, cartello, non saltarci attorno. Leggilo. No, no, Mario. E adesso cosa devo fare? Devo prendere quello vicino a Catenaccio. E quindi andiamo a prenderlo. E letteralmente qui all'inizio dell'arena. Ciao bello, buona giornata. Ah, e vi avviso che se ogni tanto mi vedete guardare il secondo schermo è perché lì sono andato a creare uno spreadsheet che mi dice tutte quante le location di tutti quanti i cartelli, altrimenti non ce l'avrei mai fatta a superare questa cosa. Perché va bene tutto, va bene che ci ho giocato tantissimo da bambino, ma una cosa che non ho mai preso in considerazione sono i cartelli. Questo è l'ennesimo, molto bene. Come detto, questa è la prima effettiva speedrun della categoria All Signs che proverò a fare, e quindi il tempo che viene è quello che terrò. Non mi farò troppi problemi a cercare di ottenere un tempo impeccabile. Per quello, per l'appunto, c'era live di stasera. L'unica cosa che ho fatto in preparazione a questo video è stato cercare di imparare alcuni skip, e quelli che ho ritenuto più difficili li ignorerò di brutto. Infatti la mia strategia non sarà esattamente quella del world record, sarà leggermente diversa, perché l'unica cosa che mi interessa è finire sotto l'ora. E se perdo tempo a cercare di fare skip impossibili alla prima botta, ciaone. Ucciso il bastardo e questa è la nostra prima stella. Ah, giusto per essere chiari, dovremmo comunque prendere 16 stelle per sbloccare il piano superiore. Ok, in questa prima fase li ho presi tutti. Adesso devo tornare dentro. Stai zitto, gioco! E una volta qui posso parlare con la bombetta rosa che dovrebbe aprirmi i cannoni. Sì, però parlaci! Afferralo. Non l'ho afferrato! Tearless Raptor, professional speedrunner. Ok, mio Dio, al pelissimo. Dov'è? Uno è qui, non cadere giù, che altrimenti bestemmio. Cartello numero 12-13. Non so neanche se ci sia un counter. Io sto semplicemente facendo cose, dovrete fidarvi di me. Buono, seconda stella presa. Ora dobbiamo rientrare e prendere Catenaccio. Mo abbiamo colpito e lui si toglie dalle palle. 3, 2, 1, vattere. Lo so, avrei potuto tentare lo skip con la bomba, ma credetemi, non ne sono in grado. Terza stella e ora si cambia mappa. Allora, andiamo a leggere questi due cartelli, perché sì, anche loro contano, nonostante mi sembrino dei quadri. Non saltarci, non saltarci davanti, parla! E in Jolly Roger Bay non dovremmo avere grosse difficoltà, perché basta entrare una singola volta, perché il primo cartello è qui.
Aia. Stavo proprio per dire, Mario, sei bravissimo, non stai sbagliando neanche un colpo. E mi fai due errori di fila così, come un pepe cotto, quale sei. Mario, smettila. Qua di lato ci dovrebbe essere l'ultimo cartello della mappa. Here we go. Altro cartello in questa stanza prima di andarcene, non dimentichiamocelo. Ho fatto le cose nell'ordine sbagliato, ma adesso tocca alla fortezza di Twomp, dove potrei tentare la cannonless. Tentiamo la cannonless come degli stronzi. Letto anche questo cartello, ora tentiamola, anche se so che non è affatto facile. No! Tasto sbagliato. Addio la cannonless, ok. A few moments later. No, però Mario, sei un... non è possibile. Io non posso cadere quattro volte allo stesso punto. Cioè, sono davvero un cretino. Vabbè, a sto punto andiamo a fare quest'altra e poi tentiamo un'altra tattica. Mario, stiamo perdendo un botto di tempo per fare delle cose semplicissime. Oh là, molto bene, alleluia. Here we go, Tomare. Quella troia di mamma Mario. Leggi sto cartello accanto al cubolotto blu. Mario, what the fuck? Facciamo questa cosa che ho scoperto soltanto ieri guardando come fare questa speedrun. Ma sapete che non è una brutta idea farle così le cose? Cioè, in effetti ha il suo senso logico. È più piuoso. Non farti... vabbè. E intanto prendiamo la stella numero 6. Sì, che doveva essere il numero 5, ma di questo ne parliamo. E ora possiamo dire ufficialmente addio al mondo di Twomp. Ci basta leggere quel cartello... vabbè, che poi parliamone, tu sei soltanto un simp. Stai facendo tutto questo, in cambio cosa riceverai? Una fetta di torta. No, beh, scherzo, l'avrei fatto anch'io per una fetta di torta. Pi 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 pi. Ah, è vero, nella versione giapponese del gioco che te la dà non appena superi la linea del traguardo. Qua devo prendermela da solo. Che ingiustizia. Ok, Cool Cool Mountain è diviso in due parti. La prima, saltare davanti al cartello. La seconda, leggerlo, effettivamente. In realtà l'obiettivo in questo momento è soltanto scendere e magari farlo senza cadere giù. Grazie, Mario. Oddio, l'ho letto il cartello in cima alla stanza. O l'ho letto? Non l'ho letto? L'ho letto? Non l'ho letto? Forse non l'ho letto. Vabbè, aggiungiamo 5 secondi e basta nel caso, ok? Adesso da qua dovrei fare un salto diretto sulla piattaforma. Ma siccome non sono coglione, salto giù e basta. Quella piattaforma me la prendo semplicemente grazie a quella zattera. 3, 2, 1. Ah! Bravissimo! E ora la parte che più temo. Arrivaci! Oh, è quasi impressionante il fatto che ce l'abbia fatta al primo colpo. Non l'avrei mai detto. Bravissimo, leggi sto cartello. Non saltargli in faccia, non saltargli accanto. Come hai fatto? Finiremo questa stella al primo colpo. Guardate, uno, due. Ah, ignoratelo. Non avete visto niente? Ora io lo so che potrei camminare o tentare di fare qualcos'altro, ma come diceva la mia nonna, chi va piano va sano e va lontano. E siamo già a 26 minuti e 11. Raga, il vero record del mondo è stato battuto circa 45 minuti fa. Minuti, secondi, vabbè. Siamo leggermente fuori pace, ma di fatto, ora che abbiamo 9 stelle, possiamo iniziare la seconda fase della speedrun. La vedo malissimo per finire sotto l'ora, ma proprio male, male, male. Allora, qua gli speedrunner seri in realtà prendono anche le 8 stelle perché ci mettono di meno e risparmiano un altro ingresso in altre zone. Ma io non sono uno speedrunner serio. Io comunque non ho idea di come facciano a fare sta parte così veloce con quei movimenti così sciolti. Mi devo assolutamente allenare. Bravo, leggi sto cartello che se ce lo dimentichiamo è la fine. Ciao Bowser, fatti prendere la codina. Mi sa che uso la tattica per Pepe Gotti, cioè lanci corti. Aia. Purtroppo non avendo un effettivo controller del Nintendo 64 diventa difficile riuscire a fare determinati movimenti un po' più delicati e un po' più precisi, perché non ho la sensibilità sul tocco. Quindi il controller o va a 0 o va a 100. E cominciamo effettivamente da basso in basso, e più precisamente dal deserto, giusto? Ora dobbiamo afferrare bene questo cartone. Possibilmente? Fallo bene sto terzo salto, ti prego. Perfetto! Mamma mia la precisione, aia! Va quanto siamo impeccabili. Ora prendi sta cazzo di scatola di nuovo. Forse siamo un po' risicati qua. Forse non ce la facciamo. No! Potrei aver fatto un errore di sbaglio e non l'avevo preso in considerazione. Prendiamo questo cartello qua, che altrimenti me lo dimentico sempre. Però, vabbè, dall'altro lato va bene se scendi. Scendi, dove cazzo? Ma scendi! Pirla! Ora ti prego non sbagliare come hai fatto prima. Oh, yes. E sapete che non ricordo dove fosse il terzo. Dove cacchio stava? Ah, no, basta! Finito qua. Allora uccidiamoci, che apparentemente è la cosa più veloce. E ora dentro il mondo vulcanico. Siamo a 35 minuti, devo prendere altre 6 stelle e un altro fottio di cartelli. Direi che possiamo dire addio al penultimo posto nella leaderboard. Sentite, io ci voglio provare lo stesso, non me ne frega assolutamente niente. Cominciamo da questo cartello qui. Leggiamo i nostri due amichetti qua e poi saltiamo verso l'isola delle monete rosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, guarda che percorso ti ho fatto. Più pulito di così non potevo, cazzo. Oh, e ora tocca al mondo più brutto di tutto il gioco. L'orripilante mondo dell'inchiostro. Credo che in realtà si tratti di metallo sciolto. È lo stesso che poi si mette addosso per avere Metal Mario. Allora, in questo spiazzo ne abbiamo 4, quindi il primo è questo. Non solo ho l'incapacità, ho anche il singhiozzo. Scendi! Ora, prima di andare a prendere il quarto, andiamo a prendere i due che si trovano qua dietro, perché... Ah, ma che bravo, mi ricordo anche la strada. Ripeto, io non ho mai provato la run, non ho mai provato la rotta da seguire. Sto semplicemente seguendo delle note accanto. Le uniche cose che ho provato a fare sono stati alcuni dei trick, alcuni degli skip che dovevo capire se ero in grado di fare o meno. Ora usciamo, leggiamo qua dietro. Qua dovremmo riuscire a saltare e... glitchare nel terreno. No, Mario! Mario, Mario! No, Mario! No, la palla! No, ma che sfiga! Dai! Ah, mio Dio, ce l'ho fatta. Bene, recuperata sta stella e ora dobbiamo comunque andare a prendere tutti gli altri cartelli all'interno di questo mondo. Stai zitto, smettila di parlare e sganciami una stella che devo andare a salvare Peach. Non è vero, devo soltanto leggere i cartelli e acculturarmi, tiè. Ora dobbiamo fregarci di tutto quello che abbiamo fatto prima e tirare dritto per arrivare dalle palle. Permesso, palle? Ovviamente devo beccarmi quella che passava nel punto meno opportuno. Qualsiasi cosa tu faccia avrai sempre l'RNG contro. È la prima regola del gaming. Oh, là. Quanta difficoltà, stupido cretino. Boh, fatto. Devo rientrare di nuovo per prendere gli ultimi due cartelli che sono infernali. Soprattutto il primo dei due. Ma devo muovermi e sperare bene. Ho visto i pipistrelli fermi appesi in mezzo al nulla. Ok. E ora aspettare che faccia tutto il giro il bastardo. Ah, come perdere un minuto e mezzo in maniera stupida. Come cazzo si fa a farlo entro un'ora? Mio... ma what? Non l'ho mai capita sta stupida bestia io comunque. Sempre odiata, ma adios. Vaffanculo. 17 anni e mezzo, ci ho messo 3 minuti a fare sta parte. 3 minuti. Giusto perché non ho idea di come controllare la bestia. Che detto così sembra che stia parlando di tutt'altro. Tipo di un gigantesco pene, ma in realtà no. Beh, in realtà non ho idea neanche di come si controlli quello perché... vabbè, non ne parliamo. Fatto questa cosa, mi rimangono soltanto 12 minuti, quindi... pff, addio! Ah, è stato bello. Lo so che non è un vero e proprio cartello, ma... L is real. Cretino, io mi butto subito dentro la... ma no, devo andare... Come hai fatto a trapassarlo? 2 volte! Ora abbiamo 3 cartelli da leggere, quindi... chissà quanta lore mi perdono leggendoli. Cioè, davvero deve esserci scritto di tutto. Comunque, qua dentro non c'è nient'altro. E l'unica cosa che devo fare qua è la seguente. Però richiede un pochettino di skills che io non penso di avere. Quindi proviamo a farlo una volta sola. Sempre che ci riesca. Sto avendo dei problemi con il wall jump. Ok. Vediamo se ce la facciamo. 1, 2. No! Bene! Facciamola in modo tradizionale. Grazie per la stellina e muoviti ora a sganciarmi tutto quanto il piano di sopra. Stella numero 15, ora Mips. Mips. Ok. Con un po' di difficoltà, ma siamo riusciti a passare. Dai, ovviamente non potevano metterlo in un posto più comodo. No, 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 no. Sott'acqua all'interno del castello in una parte tecnicamente irraggiungibile perché dovesse arrivarci da... non so come o dove. Risaliamo e andiamo da quel bastardo di Mips. Minchia, vi rendete conto che sono il più lento speedrunner? Cioè, sono di fatto lo slow runner di questa modalità? Oh, mamma mia, che presa al volo. GG. Oh, cazzo. Mips clip time. Ce la farà il nostro eroe? Alla prima botta. Oh, vediamo se riesco a fare back to back Mips clips. Ma che bravo sono, cazzo. Qua vorrei tanto tentare lo skip sul sottomarino, ma purtroppo so che non servirebbe a niente, perché c'è un cartello di merda da leggere qua in zona. Eccolo lì. Zap, parlaci, non saltarci sopra. Madonna. E signori, nel giro di 17-15 secondi ormai il peggior tempo verrà ufficialmente superato. Contiamolo assieme, aspettiamolo qua. 2, 1. Disonore a te. Disonore alla tua mucca. Devo assolutamente imparare a speedrunnare e fare qualche trick, perché non è possibile. Non intendo diventare il nuovo canno. Non voglio battere record del mondo su record del mondo. Il mio unico obiettivo è non fare schifo. E aia, di nuovo. 1 ora 2 minuti e 15 secondi per arrivare al secondo Bowser. E non è ancora finita. Grazie mille, bravo Tearless con metà vita. Ok, ora il modo più veloce per andare al piano di sopra è entrare e uscire immediatamente, così mi riporta nella sala principale del cartello. Sì, del cartello, del castello volevo dire. Mo sono così in fissa con sti cartelli che non so neanche più distinguere tra i cartelli, castelli, caselli. Perché mi sono messo a speedrunnare questa modalità? Super trick!
Stavo strisciando le mie parti intime sul muro. Molto bene. Classic Tearless Raptor moment. Tu devi farmi il lancio perfetto adesso, hai capito? Bravissimo! Ok, leggi questo cartello. Non era mia intenzione aprire 12.000 monete, ma tant'è. E qua abbiamo l'altro cartello, che dovrebbe essere anche l'ultimo, vero? Ora ho bisogno del mondo grande e piccolo. L'ho preso al pelissimo, mi stavo per prendere una murata qua. Altro che leggere i cartelli nel mondo di Super Mario, l'unico sarebbe stato infermeria. Ora qua dovrei riuscire a saltare attraverso il muro, cosa che non ho mai provato a fare e si vede. Tanto... Ah, appunto. Stavo per dire tanto quanto difficile vuoi che sia. Quello dopo è quello che mi spaventa di più perché temo di non farcela. Devo tipo saltare da qua. Ce l'ho fatta! Al pelo! Oh mio Dio! Non devo restartare il mondo! Non devo restartare il mondo! Il pesce, il pesce! Indovinate chi deve restartare il mondo? E prendiamoci l'ultimo cartello. Leggilo, bravissimo. Anche ci mancano soltanto due mondi. Il mondo con la scimmia e il mondo gelato. Qua potrei skippare di brutto saltando nel muro, ma non sono un cretino, non sono un deficiente, quindi l'unica cosa che mi limiterò a fare è la seguente, ossia affrontarlo nella maniera più corretta che ci sia. Ce l'abbiamo fatta, se torno qui mi riporto indietro. Però provaci almeno. Sì, ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Oh, yes! Presi tutti i cartelli di questo mondo, uccidiamoci buttandoci nel vuoto. E vediamo di entrare nel mondo gelato, che per l'appunto è l'unico che mi manca e che era alla mia sinistra, ma ho deciso di fare tre quarti di giro. Bravo! Abbiamo 7 minuti per fare un unico salto bastardo. Gli altri sono tutti piuttosto semplici, perché uno è già stato fatto. L'altro è qua dietro. Il terzo è qui. Aia. No, mi sono giocato tutto. Dai Mario, abbiamo letteralmente 1 minuto e 15 secondi per farcela. È fattibile, è possibile. Sì, 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 sì. Oh, oh, alzati, leggi, ti prego. Oh, 1:19:33:91. 1:19:34. Abbiamo un nuovo record del mondo in negativo. Io ne andrei molto fiero, perché questo significa una sola cosa: stasera lo possiamo migliorare. Vi aspetto.